Obiettivi di vita, life plan e come andare a raggiungere questi obiettivi utilizzando TimeStripe, un bel servizio che ci consente di configurare i nostri obiettivi, a partire da quelli della vita, per poi arrivare all'anno, al mese, alla settimana, fino agli obiettivi del giorno, che ci consentono quindi di raggiungere i nostri obiettivi di vita e quello per cui noi siamo venuti al mondo. Questo servizio è veramente molto interessante, molto semplice da utilizzare. Ed è anche secondo me importantissimo perché è importante nella propria vita avere degli obiettivi, avere delle cose anche piccole, sia chiaro, che ne so, raggiungere la felicità, mettere su famiglia, tutte queste cose qua, che però devono spronarci ad andare avanti, ci devono martellare il cervello e dirci dai, siamo qui, raggiungici, vai avanti. E questo fa sì che effettivamente poi la nostra esistenza sia ricca e piena effettivamente di vitalità. Vi parlo anche di questo servizio proprio perché TimeStripe ha deciso di sponsorizzare questo video. Trovate qui sotto in descrizione o semplicemente potete utilizzare il codice Matteo per avere il 20% di sconto sul piano a pagamento di questo bel servizio. Ve lo scrivo anche qui sotto in descrizione, ma comunque 20% per sempre utilizzando questo codice. E allora vediamo un pochino di cosa si tratta questo TimeStripe. Prima di tutto vi dico però che su Telegram trovate il mio canale, @tutorialexpress, per link, contenuti e risorse extra, nonché anche alcune dirette che faccio circa settimanalmente. Ora c'è un pochino da vedere questa cosa qua. E direi di spostarci e di vedere un pochino che cosa si tratta. Ecco il nostro TimeStripe. La prima cosa che vi faccio vedere è che si sviluppa proprio a partire da destra verso sinistra. Quindi partiamo dagli obiettivi di vita fino ad arrivare a quelli del giorno, più altre funzionalità e altre cose che poi vediamo molto rapidamente. Ecco, qui vi faccio vedere nel completo. Abbiamo tutte queste cose qua. Iniziamo, direi, aggiungendo i nostri obiettivi di vita, che devono essere, mi raccomando, obiettivi veri e non cose che ci vengono in mente a caso. Quindi, se non ce li avete, prima di tutto, male, ok? Quindi, se non ce li avete già, è una cosa negativa. Però prendetevi tranquillamente del tempo, anche delle settimane, anche un mese, per riflettere veramente su quello che volete fare nella vita e su quello che volete, effettivamente andare a raggiungere. Nel mio caso, un obiettivo potrebbe essere, lavorare come creator, essere freelance e poi non lo so io, fare sempre attività fisica, ed eventualmente anche raggiungere la felicità. E poi un obiettivo un po' particolare che ho io nella mia vita e che inizialmente potrebbe sembrare una cosa stupida è arrivare a anzi, scriviamolo meglio che sennò sembra veramente una cosa stupida se solo sapessi scrivere. Raggiungere la vecchiaia con il conto al verde. Cioè, il mio obiettivo di vita tra i vari obiettivi è quello di spendere tutto, tutti i soldi che ho. Questo perché solo così posso dire di avere effettivamente, di essermi goduto tutto ciò che ho guadagnato nella mia vita, anche perché non penso di fare figli, quindi diciamo che l'eredità andrebbe a farsi benedire. Quindi ipotizziamo che questi siano veramente i nostri obiettivi e andiamo agli obiettivi dell'anno. Il concetto è: quest'anno, 2022, cosa posso fare per avvicinarmi a questi obiettivi qua? Beh, per esempio, lavorare come creator potrei, non lo so io, produrre 100 video all'anno, è già un obiettivo interessante, o facciamo 200 video, è sicuramente un obiettivo più utile. Essere freelance. Non lo so. Stabilizzare gli introiti. Quindi cercare di far sì che i guadagni da YouTube, ma anche dalle altre parti, siano sempre costanti e non varino in base al mese. Fare sempre attività fisica potrebbe essere, non so io, andare a correre tutti i giorni, andare a correre ogni giorno. Ok. Raggiungere la felicità, vamo, lasciamo stare. Raggiungere la vecchiaia con il conto al verde. Un obiettivo potrebbe essere, ad esempio, che ne so, girare, ma com'è oggi? Girare la Francia. Ok, quindi magari quest'anno voglio investire molto tempo nel girare tutta la Francia, o perlomeno le cose principali che ci sono in Francia. A questo punto, obiettivi del mese. Produrre 200 video. Obiettivi del mese, potremmo fare un rapido calcolo, 200 diviso 12, per capire
quanti video dobbiamo fare in un mese. Facciamolo, 200 diviso 12, lo sto facendo col cellulare, 16,6. Quindi facciamo 17 video. 17 video in un mese. Poi un altro obiettivo di andare a correre ogni giorno potrebbe essere, ad esempio, fare 12.000 passi al giorno. Ok. Stabilizzare gli introiti potrebbe essere avviare consulenze. Girare la Francia, non lo so io, informarsi sulle attrazioni turistiche in Francia. Ok, velocizziamo un pochino il processo, scriviamo altre cose. Non lo so io, fare video, fare passi, fare consulenze e Francia. Ok, ipotizziamo che questi siano i nostri obiettivi della settimana e per gli obiettivi del giorno abbiamo due modalità. Prima di tutto possiamo scegliere se avere la schedulazione con l'ora, quindi creare un vero e proprio calendario, insomma, oppure se avere la visualizzazione obiettivo. Io preferisco di gran lunga la visualizzazione obiettivi, senza avere per forza la schedulazione, perché quella la faccio su Google Calendar. Quindi andiamo ad inserire un obiettivo del giorno, che potrebbe essere ad esempio tutorial Time Stripe. Un altro obiettivo potrebbe essere, che è una cosa che effettivamente ho fatto questa mattina, passeggiata in bosco. Questa, visto che l'ho fatta, tac, la segno come completata. Eventualmente vi faccio notare che per i diversi obiettivi possiamo anche applicare un colore, prima di tutto, che è già interessante. E poi potremmo anche eventualmente rischedularla, quindi ipotizziamo di spostarla a domani, spostarla anche a questa settimana eventualmente. Ma attenzione, funziona anche il drag and drop, quindi la mettiamo nel mese, la mettiamo nell'anno, nella vita, o in questo caso ovviamente la riportiamo al giorno di oggi. Potremmo anche scegliere un orario in cui fare questa cosa qua, quindi magari la passeggiata potremmo farla dalle 8.30 che duri 2 ore, quindi dalle 8.30 alle 10.30, vedete? E ce lo segno qui sotto. Possiamo anche impostarla come attività ripetitiva. Per esempio, ipotizziamo di voler fare questa cosa ogni giorno, daily, quindi in questo caso tutti i giorni ci ritroveremo passeggiata in bosco, evidenziata in questo caso anche in violetto. Facciamo così. Eventualmente possiamo anche effettuare un link ad una board, poi vediamo anche cosa sono queste board molto velocemente, o spostare tutto questo in una bacheca, chiamiamola così, eventualmente anche eliminando. Bene, e questi sono gli obiettivi, questa è la gestione degli obiettivi. Una cosa interessante che abbiamo qui sulla sinistra sono queste altre modalità. Abbiamo la modalità Horizons, dove possiamo scegliere qualcosa, potremmo avviare dei progetti, che ne so io, diventa più forte, oppure inizia una nuova... oppure 30 giorni di meditazione, early rise, prova a svegliarti presto, che ne so, guarda un TED ogni giorno per un mese, 30 giorni di cose, esercizi, cose varie. Quindi questi sono degli obiettivi già precostruiti, mettiamola così. Nella gallery abbiamo appunto o le board o i climbs, o gli obiettivi. Vabbè, non approfondiamo che sennò altrimenti ci complichiamo la vita. Vediamo un pochino, dai. Vediamo se ci fa andare avanti, cosa sta succedendo. È come se si fosse impallato, infatti. Insomma, oltre a questo poi abbiamo anche tante altre cose. Ad esempio abbiamo anche una modalità molto carina, che è anche abbastanza ansiogena in realtà, e che ci fa vedere quanta vita abbiamo già affrontato, insomma, e quanti anni dobbiamo ancora affrontare. Cosa sta succedendo? Perché doveva succedere questa cosa esattamente durante il tutorial? Ricarichiamo la pagina così vediamo se riesco a farvi vedere. Nel frattempo, finché lui si fa i suoi calcoli, vi dico anche che secondo me utilizzare uno strumento come TimeStripe è utile per non dover farsi questa cosa manualmente. Gli esperti suggeriscono carta e penna, ma io sinceramente sapete che, essendo fissata con il digitale, preferisco di gran lunga fare le cose appunto in digitale. Eventualmente potreste anche fare questa cosa in maniera proprietaria, tra virgolette. Io per esempio non utilizzo TimeStripe, ma utilizzo una cosa che mi sono fatto io usando Obsidian, che è un enorme editor di testo basato sulla sintassi Markdown e che ci consente di fare miliardi e miliardi di cose. Niente, qui non vuole saperne di funzionare,
Dai, vediamo se ce la facciamo proprio. Cosa abbiamo oggi? Togliamo queste cose qua, così forse vediamo se riesco. Insomma, eventualmente potreste anche valutare di applicare lo stesso identico metodo, quindi lo stesso metodo di obiettivi di vita che poi ne derivano, insomma, obiettivi dell'anno e avanti così. Potreste valutare di farlo anche con un altro servizio. Io, appunto, come vi ho detto, lo faccio con Obsidian. Allora, mettiamo in pausa il video, così intanto vedo di sistemare questa cosa qua e poi ci rivediamo. Bene, ho risolto. Vi dicevo, quindi in board abbiamo degli altri progetti che si dividono in obiettivi oppure bacheche. Poi abbiamo il calendario che ci mostra quanta vita abbiamo vissuto e come sta procedendo, insomma, se la stiamo spendendo bene o meno. Eventualmente vedete che qui abbiamo anche proprio i nostri sacri obiettivi. In overview vediamo una cosa molto ansiogena, e cioè vediamo quanta vita abbiamo già vissuto e quanta vita dobbiamo ancora vivere. Questa cosa è veramente molto particolare, anche perché ovviamente bisogna configurare giustamente la propria età. Quindi andiamo a farlo, settings, e andiamo a sistemare proprio la nostra data di nascita. Facciamo così, settembre 2008. Bene, questa è la mia vera data di nascita. Adesso però pretendo che mi facciate gli auguri ogni anno. Torniamo all'overview. Adesso in teoria non si è aggiornato un cavolo. Vediamo cosa sta succedendo. Torniamo qui, torniamo nelle impostazioni generali. Non ce l'ha salvata. Perché non ce l'ha salvata? 9 settembre, no, ottobre. 9 settembre del 2008. Vedete che qui tra l'altro abbiamo anche altre impostazioni. Ah certo, colpa mia, non ho cliccato su save. Bene, e a questo punto in overview vedremo giustamente che sono arrivato a questo punto della mia vita. Quindi diciamo che ho ancora che posso ancora fare qualcosa, mettiamola così. Vedete che lui fa una media di circa, cos'è sta roba qua? Arriva ai 51 anni, ok? Quindi per capirci, lui dà per scontato, insomma, che dopo i 50 anni i nostri obiettivi o li abbiamo raggiunti o un po', insomma, la vita ce la dobbiamo anche godere. Mettiamola così, senza pensare sempre agli obiettivi. Poi abbiamo anche la modalità clock, che è abbastanza interessante perché ci mostra un orologio che scorre e ci sta ad indicare ovviamente che il tempo è sempre tiranno e dobbiamo darci una mossa. E poi abbiamo anche gli insights, che sono dei consigli, che insomma sono delle cose che ci fanno pensare. Per esempio, qual è la cosa che possiamo iniziare a fare oggi per migliorare la qualità della nostra vita? Oppure, cosa possiamo fare in questa settimana per vivere meglio la settimana prossima? Where do you want to be? Dove vorrai essere in 3 anni? Oppure, what will matter most in... Non ho la minima idea di cosa significhi. E questa roba qua, nel 2035, in che modo avrei contribuito al mondo? Quindi in questo caso tra 13 anni. Sì, ok. E questo è quanto. Vi mostro anche rapidamente quella cosa delle boards che vi avevo accennato prima. Andiamo in Horizons e vi faccio vedere che abbiamo anche la possibilità di gestire delle board. Vedete che sarebbero delle bacheche. Ad esempio possiamo, in pratica, nel concreto, possiamo aggiungere dei task un po' come gli obiettivi. In questo caso è una lista delle cose da fare, vedete, fatte, e poi abbiamo l'archivio, insomma, quindi fatte, da fare, le stiamo facendo, quasi finite e finite, per capirci. Poi potremmo anche scriverci gli appunti, perché se vi faccio vedere bene le cose, noi qui ci scriviamo una cosa, che ne so io, appunti di storia, non ha molto senso adesso con la inbox, però va bene. Ok, ci andiamo dentro semplicemente facendo un click e possiamo aggiungere delle altre cose. Cos'è questa roba qua? Togliamo. Possiamo aggiungerci prima di tutto delle note, quindi scriviamo delle cose a caso. Eventualmente ci aggiungiamo anche una checklist, vedete abbiamo anche i sotto obiettivi. Non lo so io, no, perché è tutto caps lock ogni volta. Alessandro Magno, ipotizziamo che siano le cose che dobbiamo studiare. Alessandro Manzoni. Non lo so io, Ugo Foscolo. E Giacomo Leopardi. Ok, ipotizziamo che queste siano le cose che dobbiamo fare, che non c'entrano niente con storia, ma chi se ne frega. Ecco, facciamo così, e letteratura, così abbiamo risolto. E man mano che le facciamo, le checchiamo come completate, vedete, in questa maniera. Eventualmente, cliccandoci sopra, possiamo aggiungere anche qui un altro sub-goal, quindi qui magari ci mettiamo, non lo so io, vita, morte, miracoli. Torniamo qua, vedete che anche qui abbiamo i sub-goal dei sub-goal.
e quindi in questa maniera possiamo andare eventualmente a cercare anche i sotto sotto obiettivi. Poi possiamo aggiungere, vabbè, immagini, allegati vari oppure delle emoji che non fanno mai male. E questo è quanto. Altra cosa interessante, nei tre puntini possiamo schedularla, possiamo spostarla in un'altra board, vedete Move to Board oppure Move to Horizon. Per farvi capire, Move to Horizon vuol dire spostalo negli obiettivi, quindi in quelli di vita, anno, cose che abbiamo già visto prima. Move to Board sposta in un'altra bacheca. E questo è quanto praticamente per quanto riguarda Time Stripe. Vi faccio vedere rapidamente, cosa molto interessante, che abbiamo anche la modalità scura, sicuramente più carina, è che nelle impostazioni possiamo fare appunto l'upgrade. Vi faccio vedere Upgrade Now. Vedete che abbiamo i diversi piani. E se fate clic su I've got a promo code e scrivete il codice Matteo, use, avrete, come vedete, questo simpatico sconto del 20% per un piano, del 67% per un altro e del 45% per effettivamente il terzo. E questo è quanto, quindi io ringrazio ancora lo sponsor Time Stripe per aver sponsorizzato questo video, per avervi dato la possibilità di usare il servizio a pagamento, prima di tutto in trial per 14 giorni, questo mi sono dimenticato di dirvelo prima, e poi con il codice Matteo anche ad uno sconto interessante. Allora io ringrazio lo sponsor, ovviamente devo ringraziare voi che avete guardato il video fino a qui, mi trovate su Telegram come chiocciola tutorial express, e a questo punto io vi ringrazio, vi mando un abbraccio fortissimo e un appuntamento alla prossima, ciao ciao!